Buongiorno a tutti, oggi volevo fare un risotto alla pescatora classico, però con quello che avevo in casa, nel senso le cose che avevo preso per Capodanno, per fare la lasagna al pesce, ho voluto fare il risotto alla pescatora, perciò avevo due calamari, tre credo moscardini, un po' grandicelli, avevo i gamberi. I gamberetti quelli sgusciati da cocktail e cozze, quelle già sgusciate dell'MD. Olio, aglio e prezzemolo. Ho messo quello secco perché quello avevo. Allora abbiamo tagliato le nostre seppie e i nostri moscardini. Adesso prendiamo questi tre gamberoni, andiamo a togliere il filetto, li sciacquiamo e li tagliamo a piccoli pezzettini. Le teste le mettiamo da parte, le sciacquiamo perché faremo un sughetto di fondo. Prepariamo tutto il nostro vassoio con le pietanze da mettere e ingredienti da mettere per questa ricetta: olio extravergine d'oliva, aglio tagliato a metà, uno spicchio, lasciamo imbiondire e lo lascerò per quasi tutta la cottura del sugo. Aggiungiamo le teste di gamberi e facciamo insaporire il fondo di cottura. Le schiacciamo leggermente in maniera che esca fuori tutto il succo. E quando il sugo sarà bello caramellizzato, aggiungiamo le nostre seppie e i nostri moscardini. Questi hanno bisogno di tempi di cottura più lunghi, perciò aggiungerò un bicchiere d'acqua, la salsa di pomodoro e lascerò cucinare, io in questo caso una ventina di minuti abbondanti, perché li ho lasciati un po' non troppo morbidi, anche perché poi ci vuole sempre quei 18-20 minuti per cuocere il riso, perciò ci siamo nei tempi. Un bel bicchierone d'acqua e lasciamo cuocere. Ho messo un po' di acqua delle cozze. E adesso le vado ad aggiungere al piatto. Dopo il minutino di cottura, le piano piano andrò ad aggiungere tutti gli ingredienti. Questi hanno veramente bisogno di una cottura iperveloce. Io non sto salando il sugo perché, a parte, già in precedenza avevo un brodo di pesce fatto con teste di pesce, teste di gamberi, e carota, sedano, cipolla e uno spicchietto d'aglio appena appena. E avevo messo anche il sale. Comunque, questo è il sughetto pronto per abbracciare il risotto. Non lo faccio tostare questa volta, ma lo metto direttamente nella padella in maniera che assorba più possibile il sugo. Perciò non lo volevo sigillare, ma volevo che si mantecasse bene bene con tutto il sapore del pesce. Una bella girata. Lasciamo qualche minuto andare e aggiungiamo il brodo. È quasi pronto, fate conto che ci vogliono sempre quei 18-20 minuti. Questo è un carnaroli. Ed ecco qui il nostro piatto pronto. Procederò all'impiattamento, metterò un filo d'olio e del prezzemolo per decorazione. Io vi auguro buon appetito con la speranza che questa mia proposta del risotto alla pescatora vi sia piaciuto. Ciao ciao!